Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Gli agenti della Questura di Varese hanno arrestato tre giovani con le pesanti accuse di rapina, estorsione e sequestro di persona. Si tratta di tre nordafricani, due marocchini e un libico, tutti di nemmeno 30 anni ma già noti alle forze dell'ordine. Alcuni giorni fa avevano intercettato in piazzale Trieste un altro nordafricano in città per motivi di lavoro e dopo averlo avvicinato con una scusa gli avevano strappato di mano il cellulare. Gli hanno quindi chiesto una sorta di riscatto per riconsegnarlo e lo hanno poi costretto a recarsi presso alcuni sportelli bancomat del centro per prelevare il denaro. L'operazione non è andata a buon fine e i tre si sono dileguati con il telefonino. Alcuni giorni dopo, la vittima ha riconosciuto in piazzale Trento uno dei tre aggressori e ha allertato quindi la polizia di Stato. Gli agenti lo hanno arrestato e dopo un'attenta indagine hanno arrestato anche gli altri due complici e tutti e tre ora si trovano nel carcere varesino dei Miogni. Spostiamoci ora a Roma. L'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni presiederà la consulta per l'attuazione del protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato, sottoscritto il 14 luglio scorso. L'insediamento dell'organismo è avvenuto oggi al Viminale alla presenza del ministro dell'Interno Luciano Lamorgese, del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, del ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e del presidente nel Consiglio nazionale di ANCI Enzo Bianco. Maroni si è detto onorato di questo incarico. È un impegno, ha commentato, che voglio portare avanti con tutta l'energia necessaria. Passiamo adesso alla politica. A Gallarate, Claudia Mazzetti sarà di nuovo nella giunta del riconfermato sindaco Andrea Cassani. L'annuncio è arrivato questa mattina al MAGA e a Mazzetti andranno le deleghe a cultura, sport e istruzione. Prime indiscrezioni anche a Busto Arsizio, dove vice del sindaco Emanuela Antonelli sarà anche per questo mandato Manuela Maffioli. E tutti i dettagli sono già disponibili su prealpina.it. Spostiamoci adesso a Legnano per il progetto di ristrutturazione dell'ex liceo di Via Verri. Vediamo tutti i dettagli nel servizio realizzato dal collega Luigi Crespi con immagini di Walter Todaro di Publifoto. Siamo in Via Verri, alle nostre spalle l'ex liceo classico di Legnano, un edificio che è nato come ospedale, ha segnato la storia della città, ma che da decenni è dismesso. Proprio in queste settimane però la Giunta Radice sta mettendo a terra dei progetti che potrebbero vedere in questo edificio un nuovo punto di riferimento per i 5.000 ragazzi che ogni giorno entrano ed escono dalla città per frequentare gli istituti superiori di Legnano. L'idea è quella di trasformarlo in un hub studentesco, quello che avrebbe dovuto diventare l'ex comando dei vigili di Via Milano, poi ritenuto inadeguato. Da spendere ci sono 15 milioni di euro, quindi i fondi questa volta non mancano. Le idee neppure. Ora si tratta soltanto di mettere a terra il progetto e di iniziare a restituire una vita a questo storico edificio. Infine una buona notizia per i frontalieri, domani riaprirà il valico di Ligornetto. Poche ore fa, infatti, il municipio di Mendrisio ha informato di aver ricevuto la comunicazione da parte del Tribunale federale di sospendere la chiusura parziale al traffico di transito da Ligornetto, appunto. Da domani i frontalieri potranno quindi tornare a passare da questa scorciatoia che parte dal valico di Clivio Bellavista, che da lunedì scorso era stata chiusa dalle 5 alle 8 e dalle 16.30 alle 19.30, vale a dire quindi negli orari di maggior passaggio dei lavoratori italiani pendolari col Canton Ticino. E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata!